Bentornati, bentrovati a tutti, bentrovati a Storie. Comincia oggi una nuova stagione, una stagione che in qualche modo ci porterà alla scoperta di vicende, autori, testi e momenti della storia dell'umanità che in qualche modo portano la nostra storia. Quindi ricomincia il viaggio di Storie, un viaggio che parte a settembre e che si concluderà poi a fine luglio dell'anno prossimo. Un viaggio lungo un anno attraverso cui cominceremo a capire un po' di più quello che siamo e chi siamo all'interno del grande disegno della storia del mondo. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, eravamo arrivati al mondo greco, parlavamo di questa grande civiltà arcaica che aveva influenzato il mondo greco e abbiamo parlato del momento di svolta della storia greca, che è la seconda colonizzazione, quando i greci, dopo aver colonizzato le coste della Ionia, nella prima colonizzazione, l'attuale Turchia, Asia Minore, vanno a colonizzare la Magna Grecia, l'attuale Italia meridionale. Ecco, questa seconda colonizzazione dà origine al mondo greco e alla civiltà greca come la conosciamo. È in questo contesto, in questo momento, che si colloca la nascita di un luogo culturale profondamente diverso. Mentre nell'età arcaica il luogo culturale per eccellenza era la corte del re, adesso, con l'avanzata dell'aristocrazia, l'avanzata di questa società divisa per poleis, per città, il centro, il fulcro culturale è dato dall'aristocrazia, appunto, dall'aristocrazia terriera, dall'aristocrazia commerciale. Questa aristocrazia si riunisce nel simposio. Il simposio che cos'è? Il simposio è un luogo dove gli aristocratici si incontrano per bere, gli aristocratici si incontrano per cantare, gli aristocratici si incontrano per riflettere, per commentare e per ascoltare canti e canzoni. Diventa il nuovo centro culturale, il centro culturale di una società che non è più la società monarchica dell'antichità, ma è una società oligarchica, aristocratica, dove in pochi, i cosiddetti migliori per censo e per capacità intellettive e anche militari, dettano il clima e dettano l'agenda di tutto un popolo. Quindi attenzione, quando parliamo del simposio noi non stiamo parlando dello specchio della civiltà greca, ma stiamo parlando dello specchio di una determinata classe sociale della civiltà greca, gli aristocratici. E allora sarà interessante comprendere chi sono gli aristocratici e quali sono le caratteristiche che in qualche modo animano la loro visione del mondo, perché quello che accadrà, quello che succederà in questi simposi sarà poi al centro di quello che sarà la produzione letteraria di tutta un'epoca storica che è da scoprire. E questo sarà il primo lavoro che faremo quest'anno a Storie. Nella nuova stagione vi aspetto qui sempre, da lunedì al venerdì, domani con la nuova puntata.